Bene, buongiorno a tutti. Diamo inizio anche perché abbiamo una mattinata molto molto piena e quindi dobbiamo concludere comunque alle 12 perché poi dopo ci sono altri eventi che immediatamente succedono e quindi vi prego veramente di essere puntuali. Ecco, e prego i relatori, io ho già mandato inviti più o meno perentori di stare nei 10 minuti, però a un certo punto vediamo, a seconda dei tempi che abbiamo, di riuscire a stare. Allora, abbiamo questa session, questa discussion stamattina su un tema attualissimo, no? Che sono le competenze della manifattura digitale. Bene, qui il tema della manifattura digitale è venuto fuori ovviamente in questi mesi, nell'ultimo anno, attraverso il piano Industria 4.0. Però Industria 4.0 non ha fatto altro che far venire fuori un tema che comunque noi stiamo affrontando già da tempo, che è la quarta rivoluzione industriale, ovvero la tecnologia digitale, cosa sta producendo, cosa sta creando. Ieri ero ad Ancona a parlare di queste cose, devo dire che il tema è oggi a due aspetti, il tema della rivoluzione digitale. Un aspetto che viene visto come paura, come minaccia, no? La paura dei robot, di perdere il posto di lavoro, di sostituire l'uomo, da un lato. Dall'altro l'intelligenza artificiale, gli algoritmi che portano via non solo il lavoro di fabbrica, ma il lavoro anche degli uffici, dei knowledge worker cosiddetti, di tutti noi, no? E quindi ci sostituiranno. Già in parte ci siamo sostituiti, ad esempio, nelle nostre decisioni dalle apps, no? Le apps ci portano via delle decisioni, perché decidono per noi. Non l'ho letto. Il navigatore in auto ci fa andare dove vuole lui, non dove vogliamo andare noi. Ecco, tutto questo evidentemente fa paura, però noi dobbiamo affrontare questo discorso in maniera seria, non soltanto con la paura, oppure come qualcuno dice i social, tutto sarà social, e grandi stupidaggini, e non è vero. Il mondo delle reti digitali sarà qualcosa di profondamente nuovo. Ieri usavamo la parola disruptive, cioè una rivoluzione secolare in qualche modo, che è qualcosa che porta a un cambiamento nella cultura, non soltanto nelle organizzazioni. Ed in effetti l'industria 4.0 deve essere vista come una rivoluzione culturale. Tutti parlano di iperammortamenti, no? Ecco, però non è qui il problema. Gli iperammortamenti possono servire come una specie di olio che facilita il cambiamento, però il vero problema è il cambiamento totale nelle strutture organizzative della fabbrica e dell'impresa, assolutamente questo è il punto. La diversa velocità di cambiamento tecnologico, il cambiamento tecnologico digitale oggi ha una velocità che supera la legge di Moore, quindi l'esponenzialità della velocità di cambiamento. Di fronte a quella c'è una cultura nostra, c'è un'organizzazione, c'è un business as usual che non vuole cambiare, che non riesce ad accelerare nel modo adeguato. A cominciare dalla formazione, diciamolo pure, università, scuola, eccetera, sono ancora legate a dei processi lineari, quando tutto il mondo è super esponenziale, no? Ecco, questo è un punto su cui noi dovremmo cercare di fare qualcosa. AICA, voi sapete, no? Già molti di voi hanno partecipato, già dal 2014, la famosa convention, allora si chiamava convegno, non so come si chiamasse, di AICA annuale, era dedicato all'additive manufacturing, alla stampa 3D, no? Che è una grande parte di questa rivoluzione perché cambia da una produzione di massa, si va verso la produzione personalizzata, customizzata, no? Si riducono i tempi tra il progetto e la produzione, si cambia completamente i modelli di sviluppo della produzione stessa, ma anche si cambiano i prodotti, cioè la produzione modifica i prodotti e quindi diventa un processo che è estremamente importante. È parte di questo. Pensate soltanto all'IoT, cioè all'internet delle cose, ai sensori, alle macchine che dialogano tra di loro e producono miliardi exabyte, iper exabyte di dati che in qualche modo noi dovremo gestire, dobbiamo avere la capacità di gestire. Ieri si diceva molto chiaramente che non è la tecnologia che ci guida, ma è la persona che guida la tecnologia. Ed è su questo che dobbiamo lavorare in maniera assoluta. AICA ha da tempo fatto un processo di
anche di evoluzione. Credo che la presidenza Mastronardi in particolare è stata determinante in questo processo di passare dalla base, dalla conoscenza, dalla formazione informatica di base, che le CDL, che è il classico prodotto di AICA, verso le applicazioni, verso il mondo del lavoro, verso il mondo delle attività, passando evidentemente in tutti questi. Ieri avete parlato della sanità digitale, oggi parliamo dell'impresa digitale, della manifattura digitale. Ecco, questo è il punto. C'è in AICA un atto, un processo di riorganizzazione, di creazione di nuove certificazioni, di nuovi corsi online dedicati proprio alla fabbrica digitale. Nucci Scaglioni sta lavorando con certificazioni che partono dal CAD 2D, CAD 3D, stampa 3D e adesso verso l'IoT, quindi è un discorso che, in cui AICA intende svolgere un ruolo importante per la formazione, per la preparazione, sia nella scuola sia nelle imprese, perché le imprese hanno bisogno di riqualificarsi verso questo nuovo mondo che si sta aprendo. Ed è questo un po' l'impegno che AICA si intende avere, lo dirà molto bene il Presidente stamattina, dicendo il discorso che AICA può essere un elemento di unificazione, di incontro, di dialogo tra gli operatori, perché se non ci mettiamo tutti assieme, università, scuola, imprese, istituzioni, e chiaramente questo salto culturale, questo cambiamento culturale non potrà avvenire e avremo soltanto gli effetti negativi della rivoluzione digitale. Questo è quanto. E dobbiamo opporci assolutamente in questo modo, attraverso lo sviluppo di competenze adeguate nei tempi più rapidi possibili. Ecco, io ho fatto questa breve premessa e adesso passerei subito alla tavola rotonda, dando la parola per primo al rettore del Politecnico di Bari, professor Di Sciascio. Grazie. Grazie per questo invito. Accoglierò sicuramente, diciamo, l'invito alla brevità, diciamo, per cui state tranquilli in questo senso. Il piano Industria 4.0 è intanto, dobbiamo dirlo, il primo piano industriale di un governo negli ultimi 20-30 anni in Italia. E quindi si tratta sicuramente di una novità benvenuta, cioè l'idea che finalmente ci si doti almeno di un'idea di politica industriale. Negli ultimi anni questo non c'è stato, indipendentemente dai colori politici, è un'iniziativa che in qualche modo guarda con grande attenzione alla quarta rivoluzione industriale, in qualche modo. Io dico sempre che, citando forse a sproposito Mao Zedong, una rivoluzione, diciamo, non è un pranzo di gala, diceva Mao Zedong, e effettivamente è esattamente questo, non si tratta di un pranzo di gala. Una rivoluzione prevede dei cambiamenti drastici, in cui ci sono dei vincitori e dei perdenti. Il nostro obiettivo, l'obiettivo del sistema paese è di ciascuno di noi, che in qualche modo gioca un ruolo in questo sistema paese, è far sì che il paese possa essere tra i vincitori di questa battaglia, perché di una battaglia si tratta. È bene dire questo, l'iniziativa originariamente è nata guardando alla possibilità di introdurre del movimento, in buona sostanza. Come sapete, l'Italia ha avuto per tanti anni un trend molto negativo in termini sia di competitività che di rinnovamento anche industriale. E quindi il primo obiettivo, quello sul quale il piano Industria 4.0 si è concentrato, soprattutto nel primo anno, è stato effettivamente un tentativo di smuovere velocemente il sistema. Ecco perché l'iperammortamento, ecco perché il superammortamento, invogliare in qualche modo le imprese a innovare. E già su questo c'è stato qualche problema, tra virgolette, nel senso che soprattutto per i primi 6 mesi non era neanche chiaro come fosse, diciamo, rispetto all'Agenzia delle Entrate, quali fossero le modalità per poi utilizzare questa modalità di ammortamento, che
è importante dirlo, corrisponde a un investimento non banale del sistema paese. E quindi è uno sforzo a cui va reso merito. Però non è soltanto questo, è stato citato poc'anzi. Il problema non sono soltanto le macchine. Il problema è, oggi più che mai, il capitale umano che sta dietro alle macchine. E anche la capacità del sistema educativo di fornire sia competenze per nuove, e quindi ai nostri giovani fornire competenze adeguate per lavorare in un mondo che cambia. Tutte le rivoluzioni industriali, diciamo, hanno dei tempi. La differenza della quarta rivoluzione industriale e la sua velocità è esclusivamente questa. Se uno guarda ai passaggi da una rivoluzione industriale all'altra, l'elemento che salta agli occhi è l'intervallo di tempo, che scende progressivamente. In questo caso è realmente disruptive. Quando si fa il conto, diciamo, dei valori, noi siamo passati dalle famose sette sorelle ai cinque fratellini, cioè oggi il valore storico degli asset è totalmente cambiato, cioè l'asset fisico non corrisponde a un valore monetizzabile. Molti fanno l'esempio, che però è significativo, la catena Marriott vale di meno di Airbnb. Marriott possiede qualche migliaio di alberghi in tutto il mondo e dà lavoro a qualche centinaio di migliaia di persone. Airbnb non c'ha neanche una stanza a pagarla, diciamo, nel senso che non possiede nulla se non una piattaforma e pochissime persone che vi lavorano dentro. Però vale di più in termini di possibilità, diciamo, sul mercato azionario di una catena che ha degli asset fisici. E lo stesso avviene, guardate la borsa attualmente negli Stati Uniti, General Electric cala in una maniera impressionante ed è una grande azienda con dei grandi asset fisici e anche asset tecnologici non banali, mentre crescono aziende il cui unico valore è la piattaforma, sono i dati. E di questo noi dobbiamo avere piena coscienza. I dati da soli però non servono a nulla, diciamo, non lo devo spiegare a voi, che molta parte ci ha fatto una vita sui dati stessi. Però è importante che lo capiamo tutti quanti, cioè i dati da soli non servono, è necessario portare questi dati in maniera che possano essere realmente utilizzati ed è necessario che vi siano competenze in grado di utilizzare questi dati. Oggi, bisogna dirlo, noi non siamo ancora in questa fase, sia come piano Industria 4.0, adesso diciamo il ministro Calenda l'ha cambiato il nome e ha detto che si chiama, dall'ultima cabina di regia, il 19 settembre, ha detto no, abbiamo deciso di chiamarlo Impresa 4.0. Da un lato è positivo, nel senso che si vuole far comprendere che è un movimento pervasivo, non riguarda soltanto l'industria manifatturiera. Dall'altro lato è un po' pericoloso perché anche in questo caso, senza voler fare la difesa d'ufficio degli informatici o dei technology, diciamo non tutto è industria 4.0 e non tutto è impresa 4.0. Oggi il passaggio che va fatto è un passaggio che guarda al capitale umano. Le prime, da quest'anno dovrebbero esserci delle azioni concertate tra il MIUR e il MISE che guardano di più al capitale umano. Noi anche come CRUI stiamo chiedendo un piano di rinnovamento, quello che è stata la scuola digitale, che possa essere un piano università digitale, perché è evidente che è necessario rafforzare un certo tipo di competenze in maniera diffusa all'interno delle università, con strumenti che devono essere innovativi. È chiaro che devono essere innovative anche deve essere innovativa anche la modalità con cui noi accademici
portiamo la trasformazione digitale, che è una trasformazione non soltanto degli informatici piuttosto che degli esperti di macchine, diciamo, a controllo numerico, diciamo così, come si soleva dire un tempo, è una trasformazione organizzativa prima di tutto. Altrimenti possiamo avere tutte le macchine collegate tra di loro, possiamo avere, che è il vincolo base per avere i super, l'iperammortamento, cioè collegare avere macchine collegabili tra di loro, cioè che si parlino in qualche modo, ma il problema è che è necessario che sia qualcuno che le ascolta queste macchine. Questo è un passaggio che non è ancora ben compreso. Quindi diventa fondamentale, a mio avviso, che il passaggio verso il rafforzamento delle competenze del capitale umano sia il corollario di qualsiasi iniziativa volta a rafforzare la competitività industriale del nostro Paese. C'è un altro elemento che vorrei sottolineare. Anche quest'anno probabilmente perderemo l'occasione di far partire le cosiddette lauree professionalizzanti, nel senso che le ultime informazioni ci dicono che possono partire, ma devono partire all'interno delle classi di laurea normali, cioè il che vuol dire praticamente nulla, nel senso che, diciamo, si ritorna all'idea del percorso a Y e via dicendo. Ma in realtà invece noi dobbiamo rafforzare proprio quel tipo di competenza oggi. È chiaro che va rafforzato, perché altrimenti saremo, se va bene, un paese di tecnici di medio livello, va rafforzata tutta la filiera formativa, dando, diciamo, una giusta iniezione di competenze digitali, ma e quindi anche il dottorato, su quello c'è stata un'azione anche importante sui dottorati industriali orientati a 4.0, ma diventa fondamentale avere un livello medio di competenze, di tecnici che siano pronti a raccogliere questa sfida, e questa sfida che anche corrisponde a un gap di competenze, di disponibilità di tali competenze. Oggi noi non abbiamo questa possibilità, e io ho il massimo rispetto per gli ITS, saluto la professoressa qui, che è un esempio, diciamo, che rappresenta con il Cuccovillo un esempio di come un ITS funziona. Però non possiamo scimmiottare le Fachhochschulen tedesche dicendo che assomigliano agli ITS, perché il numero e la modalità con cui gli ITS funzionano sono diversi dalle scuole tecniche tedesche. In termini, le scuole tecniche tedesche ormai assomigliano molto, hanno una tradizione, assomigliano molto di più a università, a tutto tondo, piuttosto che a livelli intermedi, e va fatto qualcosa di, diciamo, di definitivo sul concetto di laurea professionalizzante, come percorso indipendente sicuramente, ma che consenta in poco tempo e con una forte relazione con le industrie, che è l'altro elemento fondamentale di questa trasformazione digitale, cioè le università devono lavorare con le aziende il più possibile, per creare competenze che siano davvero appetibili e spendibili immediatamente. Poi è chiaro che non bisogna perdere di vista il resto della filiera, ma oggi abbiamo questo problema. E l'altro problema sul quale le università saranno chiamate necessariamente a impegnarsi è il tema del reskilling. Noi oggi sappiamo che ci sarà progressivamente un'espulsione di una parte della forza del lavoro dal mondo produttivo, semplicemente perché cambia il sistema. Noi possiamo diventare luddisti dell'ultima ora e decidere che noi non siamo d'accordo, perché io certe volte ho degli incontri anche con persone che hanno, diciamo, allora non è buona l'industria 4.0 se tira fuori le persone, ma questo non è un elemento sul quale ragionevolmente ci si possa concentrare. Il nostro problema è fornire di nuove competenze a quella forza lavoro che verrà espulsa dall'attuale mercato del lavoro, dargli la possibilità di rientrare, e si rientra in un mercato del lavoro anche a medio livello esclusivamente fornendo delle competenze necessarie per non
lasciare espulsa questa fascia che sarà crescente e nelle cose dal mercato del lavoro. In questo le università saranno necessariamente chiamate a svolgere un ruolo. Purtroppo non ci sono altre entità intermedie, incluso i centri di formazione di avviamento al lavoro, non hanno, è evidente, non hanno queste capacità, perché sono a un livello che non è compatibile con la trasformazione digitale che stiamo vivendo. E quindi diventa fondamentale, io credo, che anche le università riflettano insieme agli attori del territorio, agli attori produttivi, su quello che possono fare perché ci sia una capacità di fare in maniera osmotica passaggio all'interno dell'università attraverso non necessariamente una formazione classica, quindi con una laurea eccetera eccetera, ma dare la possibilità di diffondere una serie di competenze digitali utilizzando le università per consentire a chi tendenzialmente verrà espulso dal mercato del lavoro di rientrarvi dignitosamente. Credo che queste siano alcune delle sfide che dobbiamo necessariamente cogliere. Dico necessariamente perché l'alternativa non è restare a lavorare, un po' come si faceva prima. L'alternativa è essere totalmente tagliati fuori da una trasformazione che è nelle cose. Rafforzare le competenze resta quindi davvero l'elemento fondamentale per il nostro futuro. Churchill diceva che il migliore investimento che un paese possa fare è iniettare latte nei propri bambini. Oggi io credo che la sfida sia iniettare nuove competenze e nuove conoscenze nei nostri giovani per dare la possibilità a loro e quindi al nostro sistema paese di restare e di crescere nella propria competitività. Grazie. Molte grazie al Rettore che ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali su cui ritorneremo. Ad esempio, il discorso delle lauree professionalizzanti, e l'università ha un ruolo importante, strategico con questo obiettivo. L'altro è il discorso dei reskill, perché non dimentichiamo che c'è una popolazione intera nelle aziende che deve essere riformata, rimessa in linea con le tecnologie. Ed è un lavoro che è determinante, le imprese internamente non lo fanno e non sono in grado di farlo, quindi ci deve essere un ruolo importante dell'università, nel diventare veramente una scuola per la riqualificazione del personale, delle persone. Questo è determinante. C'è un discorso oggi di carenze molto grosse e l'università anche questa deve, il data analyst, il cyber security manager, eccetera, tutte funzionano. Cose di cui abbiamo grande urgenza e che devono essere preparate. Il termine, poi io mi rifaccio alla mia lunga esperienza olivettiana, devo dire che accanto nella preparazione, nella nuova formazione, devono esserci assieme le due facce, la tecnologia e le capacità manageriali, assieme ai valori umani, ai valori etici. Dobbiamo imparare ad avere consapevolezza, che è uno degli elementi che mancano oggi nella formazione delle persone, a cominciare dai ragazzi. Ecco, è arrivato il ingegner Latronico, presidente del distretto informatico della Puglia. Ecco, a lui chiediamo gli informatici, che sono una categoria bellissima, no? Che ha portato avanti tante cose in questo paese, è riuscita. Adesso stanno affrontando un cambiamento radicale, no? Il digitale è qualcosa di nuovo rispetto all'informatica classica. Ecco, chiedo all'ingegner Latronico che cosa sta facendo il distretto e l'informatica. Buongiorno a tutti. Colgo un po' le mosse nel mio intervento da quello che diceva il rettore di Sciascio in merito al piano di industria 4.0, che è diventato il piano impresa 4.0. Come imprese IT, che sono appunto le imprese rappresentate dal distretto, quindi le imprese che fanno specificatamente software, vediamo con molto interesse questo riposizionamento del piano del governativo, perché lo riteniamo molto, molto interessante.
perché di fatto quello che è accaduto quando si è parlato di tecnologie abilitanti è stato un aumento degli investimenti, soprattutto, come diceva anche lui, nell'acquisto di macchinari. E per quanto riguarda i macchinari, quindi gli asset hard del digitale, di fatto le nostre imprese non sono in grado di esprimere una offerta importante, per cui di fatto gli investimenti che sono stati fatti all'interno delle industrie sono stati convogliati su una serie di prodotti che peraltro non sono realizzati da imprese italiane. Infatti ci sono alcuni esempi di marchi anche importanti che hanno dovuto cedere degli asset, quindi di produttori italiani che hanno dovuto cedere degli asset perché non erano in grado di riposizionarli dal punto di vista digitale. Quindi ci sono storie interessanti da questo punto di vista. E invece questo riposizionamento, cioè il parlare di impresa digitale che mette l'accento su quello che poi alla fine sono i processi e quindi i modelli organizzativi delle imprese, è un qualcosa di molto importante, perché va a cogliere quello che è il reale problema del nostro sistema produttivo. In Italia ci sono tantissime imprese, anche importanti, quindi con fatturati importanti, che di fatto, al di là di quelli che sono alcune problematiche specifiche, quindi relative ad alcune funzioni aziendali, parliamo quindi di funzioni amministrative piuttosto che di funzioni legate strettamente alla produzione, non sono aziende digitali, cioè di fatto gestiscono il trasferimento delle informazioni molto spesso all'interno dell'azienda e anche all'esterno dell'azienda, quindi con tutti gli stakeholder esterni all'azienda, ancora su carta, cioè c'è da meravigliarsi, ma molti lavorano ancora su carta e con fogli Excel. Quindi lo scenario qual è? Che anche grandi imprese hanno gli ERP, hanno qualche sistema per la gestione della produzione e poi lavorano su carta e tramite fogli Excel, e con tutti i rischi operativi che questo ovviamente comporta, soprattutto in uno scenario in cui la capacità di sviluppare processi e di fornire sempre più velocemente output a tutti quelli che sono gli stakeholder diventa un fattore critico. Questo è lo scenario italiano, quindi aver riposizionato il piano del governo su questo aspetto coglie esattamente il problema, quindi non parliamo solo di manifattura, ma parliamo anche di aziende di servizi, aziende che lavorano nel settore finanziario e così via, che a questo punto diventano al centro di questa, assumono un ruolo centrale in questa politica governativa. Questo dal punto di vista della domanda. Dal punto di vista dell'offerta anche questo riposizionamento presenta un aspetto positivo. Perché? Perché di fatto le imprese italiane che lavorano nell'IT non hanno una forte connotazione industriale, cioè da un punto di vista strettamente tecnologico sono dei follower. Noi molto spesso utilizziamo tecnologie fatte da terzi, non realizzate in Italia, parlo di tecnologie software. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo invece sviluppato una grande specializzazione nel delivery di queste tecnologie, nella integrazione di queste tecnologie, quindi nel portare queste tecnologie all'utente finale. E quindi ancora una volta aver riposizionato il piano di Industria 4.0 sull'aspetto dei processi coglie e abilita un po' quella che è la specializzazione delle imprese italiane, che sono sostanzialmente le più grandi, sono system integrator, sono molto specializzate nel gestire progetti e nel fare delivery di progetti, utilizzando tecnologie di terzi fondamentalmente. E questo è un aspetto di debolezza poi per il nostro sistema dell'offerta, perché di fatto non avendo una connotazione strettamente industriale, quindi non essendo in grado di realizzare prodotti, ci tiene sempre un passo indietro rispetto a quello che è lo scenario evolutivo globale. E quindi fondamentalmente questo fenomeno della digitalizzazione da un punto di vista strettamente industriale difficilmente lo controlliamo, difficilmente per noi è una leva di crescita. E qui c'è da sottolineare un grande problema che alcune aziende che invece stanno cercando di fare il passaggio da una cultura del servizio, quindi del delivery di soluzioni, a una cultura di prodotto, mancano le competenze. Cioè in Italia mancano le competenze nell'IT per lavorare su prodotto. Cioè le aziende che cercano di farlo, quindi lavorare con una logica di prodotto, incontrano grandi difficoltà perché non ci sono competenze che siano in grado di sviluppare questo processo di crescita, che poi è un processo che ha l'obiettivo di fare lo scale up
di mercato, cioè prenderlo sempre lo stesso oggetto e cercare di portarlo quanto più possibile su un mercato più grande. Questo processo, che non è un processo che richiede solo competenze tecnologiche, ma richiede competenze manageriali, capacità di marketing, capacità di segmentare il mercato, di proporsi a un mercato specifico, su cui noi siamo bravissimi in altri settori industriali, non sto qui a citarli, l'alimentare, la moda e così via, anche la meccanica, noi siamo bravissimi su questo, ci sono grandi esempi di industrie che sono cresciute negli anni in questi settori. Noi nel mondo informatico abbiamo grandissime difficoltà a recuperare questo tipo di competenze. E quindi qui emerge come ciò di cui si ha bisogno, qui c'è una contraddizione. La domanda da parte delle imprese in questo momento è legata fondamentalmente a figure che siano in grado di sviluppare banalmente, quindi di creare applicazioni, di integrare sistemi e così via. Ma questa è la domanda, diciamo, che va a rispondere a un bisogno tattico, ma non strategico, perché è una domanda che serve ad abilitarci appunto a rispondere alla grande domanda che è sempre più crescente di sistemi. Il piano Industria 4.0 sta sollevando una domanda importante. Il mercato sta crescendo fortemente perché le imprese stanno investendo tantissimo grazie a questi incentivi. Però di fatto, da un punto di vista strategico, noi abbiamo bisogno invece di competenze diverse da quelle del puro programmatore, no? Abbiamo bisogno di competenze che ci permettano appunto di realizzare prodotti e di portare questi prodotti su mercati anche internazionali. Per cui competenze di dominio, competenze di product management e così via. Su questo siamo molto, molto carenti. Dal punto di vista del distretto stiamo facendo un'attività importante. Il distretto rappresenta circa un centinaio di imprese del territorio pugliese che lavorano appunto nel settore del software, da grandi imprese quotate in borsa sino alle imprese un po' più piccole, un po' più casalinghe. E qual è il lavoro che stiamo facendo? Innanzitutto stiamo cercando di specializzare la domanda, cioè da parte delle imprese, anche da parte delle più grandi, proprio perché si è sempre lavorato, no, sul delivery, la domanda è distinta, cioè si richiedono programmatori, si richiedono persone che hanno competenze di interfacce, di realizzazione di app e così via. E questo però non coglie poi quello che è il mercato dell'offerta, perché su cui abbiamo un'offerta che è legata agli istituti delle scuole di secondo grado e poi quelle universitarie. Per cui le imprese fanno molto spesso confusione, prendono universitari per fare delle attività che potrebbero fare tranquillamente diplomati, no? E magari non valorizzano le competenze degli universitari, che essendo dei laureati, che essendo competenze molto più tecnologiche, ma legate all'architettura delle tecnologie, in realtà sono più necessarie per chi fa prodotto che non per chi fa delivery, deve configurare semplicemente delle soluzioni realizzate da terzi. Quindi come distretto stiamo cercando di fare questo lavoro, di capire dove le aziende possono trovare giovamento dal assumere persone che vengono formate dalle scuole superiori, e dall'altro cercare di spingerle in qualche modo a valorizzare quelle che possono essere le competenze delle persone che vengono formate all'interno delle università. Quindi quando parliamo di domanda che non matcha l'offerta, in realtà c'è una mancanza di cultura anche da parte delle imprese e di aver chiaro quale può essere il corretto collocamento delle persone in base al profilo e al percorso di studi che hanno realizzato. Poi stiamo facendo un percorso specifico con gli istituti superiori perché stiamo cercando di strutturare il percorso di alternanza scuola-lavoro. Cioè il problema dell'alternanza scuola-lavoro è vissuto dalle scuole come un problema, perché in qualche modo devono collocare un gran numero di ragazzi. Dalle imprese come un fastidio molto spesso, perché si ritrovano con una serie di richieste che poi non riescono a evadere, perché inserire un ragazzo all'interno di un'azienda è qualcosa di molto complesso, richiede delle competenze che la scuola molto spesso non dà, ma non perché non è in grado di darle, perché non ce le ha, non è quella la missione specifica della scuola.
Allora, che cosa stiamo facendo? Abbiamo costituito una rete con alcune scuole in cui stiamo cercando di strutturare un percorso stabile. Quindi stiamo condividendo con loro i piani di studio, stiamo concordando con loro dei piani di studio specifici, in maniera tale che questo percorso venga costruito e venga accompagnato negli anni e quindi non venga vissuto in maniera estemporanea. Questa è una cosa che funziona abbastanza bene con gli istituti tecnici perché hanno 40 ore di informatica nel loro piano scolastico e piano di studi, e questo ci consente di mettere a punto un progetto che abbia una massa critica che possa aver senso per le aziende, no? Quindi 40 ore è un numero importante di ore durante la settimana. Diverso è per altre scuole come gli istituti tecnici commerciali, che hanno solo 10 ore nel loro piano di studi, con cui è molto difficile, 10 ore di informatica intendo, quindi con cui è molto difficile mettere a punto dei discorsi di questo tipo, a meno di rivedere i loro percorsi di studi. Però su questo ovviamente ci sono delle difficoltà e ci sono delle resistenze. Quindi per concludere, lo scenario da un punto di vista delle imprese, grazie a quello che si sta facendo a livello nazionale come piano del governo, come politica industriale del governo, è uno scenario molto molto positivo. Stiamo vedendo una crescita importante degli investimenti. Il riposizionamento che è stato fatto è importante perché ha messo al centro della politica quello che è il problema della domanda, ma anche quello che è la capacità dell'offerta delle aziende IT italiane, quindi la necessità di gestire, di trasformare l'azienda in impresa digitale, quindi vuol dire gestire processi, rivedere i processi, rivedere l'organizzazione aziendale, e su questo gli italiani possono giocarsela, cioè hanno delle competenze per i motivi che ho detto prima. Abbiamo però difficoltà nel reperire profili professionali adeguati. Da un lato perché la domanda molto spesso, come dicevo prima, è indifferenziata, e quindi da un punto di vista del mero programmatore abbiamo bisogno di capire, no? E di strutturare anche i processi produttivi interni delle imprese. Dall'altro poi ci sono tutta una serie di figure emergenti, come prima il rettore di Sciascia parlava di colui che è esperto della gestione dei dati, ma anche tutto il tema del marketing sta creando tutta una serie di professionalità nuove su cui c'è bisogno di competenze, la gestione degli strumenti social, la capacità di realizzare strumenti che siano social, cioè realizzare un prodotto che sia adeguato, no, a quello che sono un po' le logiche anche di interazione tra l'uomo e i sistemi software odierni, richiede delle competenze specifiche che oggi non ci sono, almeno sul nostro territorio. Quindi su questo segniamo come imprese il passo. Per cui bisogna spostarsi dal livello strettamente tecnologico a formare alcune figure professionali che siano in grado di coniugare la tecnologia con altre problematiche, quindi con problematiche di dominio. Per esempio, se parliamo della sanità, oggi c'è tutto il tema della digitalizzazione dei processi clinici, però i clinici parlano un linguaggio, gli informatici ne parlano un altro, e c'è il problema di creare una figura, no, che sia in grado di del clinico informatico, cioè di coniare questi, di mettere insieme questi due mondi. Ma questo è vero in tanti settori, anche nelle imprese. C'è chi si occupa di ingegnerizzare i processi che però non ha competenze informatiche, ma oggi ingegnerizzare un processo con gli strumenti informatici vuol dire pensarlo in maniera completamente diversa, cioè non posso ragionare in maniera tradizionale. Anche qui non ci sono delle competenze, cioè non ci sono figure professionali che siano in grado di ibridare le due culture. Questo è quello che manca in questo momento e su cui c'è molto lavoro da fare, e su cui anche come sistema paese possiamo giocarcela. E credo che il discorso del presidente Latronico abbia messo in evidenza il ruolo che gli informatici possono avere. Io da sempre quando parlo con i CIO, i Chief Information Officer, dico: guardate che dovete cambiare nome, non più Chief Information Officer ma Chief Innovation Officer oppure Digital Innovation Officer, perché il ruolo dell'informatico nell'azienda può essere determinante nel procedere a quel cambiamento a cui le imprese, come lei citava, non sono ancora pronte. Di Dio. Ecco, Dio sarebbe ancora meglio. Dio sarebbe un po' troppo, forse, meglio andare in gamba.
No, ha sollevato anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro, che oggi è diventato centrale. Avete visto cosa, come i ragazzi hanno reagito, no? Ma malamente, secondo me c'è un problema di cultura anche delle famiglie, cultura dei ragazzi su cui bisogna lavorare. Ecco, io vorrei passare ad un discorso diverso, no? Nel senso di in Italia, io seguo moltissimo quest'Italia dal basso, un'Italia sconosciuta che sviluppa l'innovazione, non sono solo gli sviluppatori di apps, che ormai sono tutti in Italia gli sviluppatori di apps, no? Ma anche i Fab Lab, i Digital Innovation Hub, i co-working, eccetera, eccetera. Qui abbiamo un rappresentante molto importante, molto interessante, i Makers, la Puglia Makers, e chiedo a Bonamassa di dirci che cosa stanno facendo. Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Bonamassa, faccio un piccolo preambolo per dirvi cosa facciamo prima di analizzare qualche aspetto più nello specifico. Un paio di anni fa con due amici abbiamo fondato a Bari un makerspace, un laboratorio di fabbricazione digitale che si occupa in buona sostanza di tutte queste tecnologie nuove e meno nuove, che danno la possibilità più o meno a tutti quanti di poter entrare nel mondo della manifattura 4.0, dell'artigianato digitale. Proprio per il discorso che faceva prima il rettore, noi abbiamo pensato che in realtà la rivoluzione deve partire dal basso, quindi dovevamo in qualche modo riuscire a trasmettere delle competenze anche ai più giovani, soprattutto ai più giovani, ma soprattutto a chi non ha possibilità di avere accesso a una formazione magari accademica indirizzata soprattutto a questo tipo di tecnologie. Noi siamo tutti e tre figli del Politecnico, in qualche modo siamo laureati al Politecnico e durante la notte abbiamo sviluppato questo progetto di dare la possibilità a tutti quanti di poter accedere a determinate tecnologie. Quindi abbiamo fondato questo laboratorio che per scelta abbiamo voluto mettere su strada, quindi abbiamo un laboratorio aperto a tutti con stampanti 3D in vetrine in modo tale da comunicare a tutti quello che facciamo e dare la possibilità a tutti quanti di poter notare questo strumento che si muove, sta creando qualcosa e quindi suscitare in qualche modo la curiosità. Infatti dal bambino di 5 anni alla signora magari di 60 entra da noi, ci chiede ma che cos'è questo, che cos'è questa macchina, che possibilità mi dà quest'altro strumento, e in questo modo iniziamo con un'opera di formazione anche informale. Chiaramente poi abbiamo capito che in realtà bisognava fare anche della formazione più forte, più operativa. Ecco che iniziamo a collaborare con le scuole, iniziamo a collaborare anche con gli istituti tecnici superiori come il Cuccovillo a Bari, per poter dare la possibilità soprattutto ai meno giovani, a ragazzi che magari non seguiranno un percorso accademico, di poter accedere a determinate tecnologie e quindi iniziare a capire un attimino questi strumenti, come vanno utilizzati e quali competenze bisogna avere per poterli sfruttare al meglio, e soprattutto per fare un passaggio fondamentale che io ripeto molto spesso: passare da consumatore passivo a consumatore attivo, quindi non più subire solo ed esclusivamente ciò che il mercato ci offre, ma diventare propositivi, cercare di impegnarsi in qualche modo per poter creare il proprio prodotto e quindi entrare in un'ottica di autoproduzione. Ecco che iniziamo a fare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con le scuole superiori, soprattutto andando nei primi anni del percorso di alternanza scuola-lavoro, quindi il terzo anno della scuola secondaria. Perché? Proprio per preparare i ragazzi ad un'eventuale ulteriore esperienza durante il quarto o il quinto anno nella industria 4.0. Quindi noi andiamo in questa prima fase di start-up in cui andiamo a fare in buona sostanza formazione pesante su tutte le tecnologie, quindi partiamo dalla modellazione 3D, andiamo alla stampa 3D, alle macchine a controllo numerico più a tutto tondo, perché
utilizziamo anche macchine, diciamo, con tecnologia sottrattiva, non solo additiva, e anche la scansione 3D per il reverse engineering, ma anche per la digitalizzazione. Per molto tempo si è rincorso, diciamo, un aspetto molto importante, cercare di portare il mondo degli atomi nel mondo dei bit, e quindi siamo figli, diciamo, dell'informatizzazione un po' degli ultimi 40 anni, dove dovevamo prendere qualcosa di fisico e lo dobbiamo portare in digitale. Ancora tutt'oggi stiamo facendo questa battaglia, soprattutto nella pubblica amministrazione, per la digitalizzazione. Oggi, in ambito per lo più manifatturiero, si è passato ad uno step successivo, cercare di portare il mondo del digitale, dei bit, nel mondo degli atomi, e quindi avere questi strumenti che ci danno la possibilità, attraverso un modello di design, di realizzarlo in modo semplice e soprattutto economico. Più o meno queste tecnologie stanno subendo quello che, diciamo, ha subito più o meno lo sviluppo del computer. Siamo passati da macchine giganti, super costose, accessibili a pochi, a macchine, diciamo, tutto sommato accessibili, con prezzi, diciamo, molto abbordabili e disponibili per tutti. Forse non avremo diciamo, l'esplosione che abbiamo avuto con i computer, che ormai in ogni casa ce ne sono 2, 3, 4, forse anche di più. Non so se arriveremo ad avere una stampante 3D in ogni casa, però l'aspetto importante è che ci sono in Italia, comunque in tutto il mondo, delle community molto attive su questo argomento, e quindi hanno la possibilità in qualche modo di sviluppare in casa delle idee originali, personalizzate, e che soprattutto danno una mano all'innovazione, alla possibilità di innovare, molto importante, perché se prima, diciamo, un ragazzo che diciamo, non aveva accesso a determinate tecnologie, a determinate possibilità, era molto limitato nel suo apporto all'innovazione tecnologica, oggi con strumenti, diciamo, acquistabili a poche centinaia di euro, o comunque qualche migliaio di euro, ha la possibilità di dare il proprio apporto all'innovazione tecnologica. Però è molto importante iniziare a seguire questo aspetto dalla scuola. Purtroppo la scuola, diciamo, lo sappiamo, è un po' lenta nel cambiamento, non segue, o perlomeno non riesce a seguire la velocità di cambiamento della tecnologia, che è molto 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 rapida. Ecco perché noi cerchiamo di dare il nostro supporto soprattutto anche ai docenti della scuola, cercando di formare anche i docenti, perché noi abbiamo avuto anche dei docenti di scuole superiori che hanno deciso di formarsi. Abbiamo fatto dei brevi progetti anche con delle scuole di Castellana Grotte, dove abbiamo trovato dei dirigenti scolastici che hanno detto: ok, noi prima di formare i ragazzi dobbiamo formare i docenti, perché se non formiamo i docenti, i ragazzi non riusciremo a formarli al meglio. Ecco perché abbiamo fatto dei bei progetti con le scuole, e siamo riusciti a trasmettere questo tipo di competenze. Chiaramente il lavoro da fare è tantissimo, però se iniziamo da basso, se iniziamo soprattutto in età anche più giovane, abbiamo fatto anche dei progetti con le scuole primarie, certo. Perché è importantissimo, ormai i ragazzi sono dei nativi digitali, quindi tutto l'aspetto, diciamo, informatico per loro è praticamente qualcosa che hanno già nel sangue. Riuscirlo ad applicare in qualche modo su strumenti innovativi è un qualcosa di molto facile per loro. Ecco perché, partendo con una formazione adeguata già dalla scuola primaria o dalla secondaria di primo grado, è un aspetto molto importante. Chiaramente poi a livello accademico ci saranno le varie specializzazioni, questo nessuno lo mette in dubbio, però dobbiamo dare anche la possibilità a chi si ferma prima del mondo accademico di poter ormai accedere a dei lavori in aziende con un alto contenuto tecnologico, e dobbiamo farlo all'interno della scuola, ma anche grazie a delle aziende come la nostra. Chiaramente noi non ci occupiamo solo di formazione, altrimenti non ce la faremo. Noi soprattutto collaboriamo con aziende in ambito di prototipazione, un settore che già c'era, chiaramente oggi diventa molto più semplice e economico per le aziende prototipare. Facciamo tanti altri tipi di attività, però crediamo che la divulgazione di questo tipo di argomenti sia fondamentale anche per preparare un mercato per noi, perché comunque ci siamo inseriti all'interno di un settore che aveva un mercato molto limitato,
e quindi per poterlo espanderlo il più possibile dobbiamo lavorare anche tanto sulla formazione. Grazie mille. Bene, grazie molto. Credo che questo sia un punto fondamentale. Noi in AIC ci siamo siamo da tempo dedicati a cercare dei rapporti con tutti questi entità che nascono dal basso e che penso poi abbiamo avuto rapporti diretti con una specie di guru che certamente conoscete, della Massimo Temporelli, che evidentemente sta portando avanti questo discorso nel Fab Lab, ed è nel Fab Lab di TAG, Talent Garden a Milano. Ad esempio, se andate in Corso Lodi a Milano trovate questo. Io ci porto i miei allievi del Master di Cattolica a fare lezione, perché evidentemente si trova in un mondo straordinariamente nuovo e che suscita un grande interesse anche tra le piccole imprese, che è la cosa più difficile, riuscire ad acquistare interesse da parte delle piccole imprese su queste cose. E invece attraverso queste forme molto semplici, no? Che partono dal basso, no? Forse si riesce di più che attraverso, a costi molto accessibili, si riesce più. La fast prototyping, ad esempio, è la via, una delle vie più interessanti da seguire. Credo che questo sia uno dei temi su cui noi dovremmo sviluppare. Anche in AICA vogliamo portare avanti un discorso sui laboratori digitali da permettere nelle scuole, ma anche i licei, ecco, di creare laboratori tecnologici, laboratori di progettazione usando Arduino, usando la stampa 3D, usando anche laboratori di robotica e di IoT. Questo è un elemento che apre nuovi sviluppi, apre nuove opportunità alla scuola, nel rapporto tra scuola e impresa, che è molto, molto rilevante. Ritorniamo all'università. Ecco. Giovanni Adorni, Università di Genova, è da anni che si sviluppa e si è sempre occupato di competenze. E questa è una cosa importante, l'impegno suo è un impegno molto concreto, partendo evidentemente dalle tecnologie che permettono, no, questo tipo di evoluzione delle competenze. Ecco. E voilà. Allora, io vorrei partire da quelle che considero la tecnologia abilitante di tutto quello che abbiamo sentito, la tecnologia abilitante della quarta rivoluzione industriale. Questo numero, è difficile da leggere questo numero, proviamoci, sono 340 sistilioni, 282 quintiliardi, sembra un numero di paperone, 3,4 per 10 alla 38. Quando penso a questo numero mi viene in mente un articolo del 1926 in cui... cito le parole dell'autore: quando la logica wireless sarà perfettamente applicata, tutta la Terra sarà trasformata in un enorme cervello, ovvero in ciò che in realtà tutte le cose sono singole particelle di un unico armonico insieme, e gli strumenti attraverso i quali sarò in grado di fare tutto questo saranno incredibilmente più semplici rispetto al nostro attuale telefono. 1926, l'uomo sarà in grado di portarne uno nel taschino del panciotto. Nikola Tesla è stato un visionario, ha sbagliato in questa previsione, perché oggigiorno pochi portano il panciotto, però tutti portano un telefono che è incredibilmente piccolo. Questo numero che cos'è? Questo numero sono quello che noi riusciamo a rappresentare, oggetti distinti che riusciamo a rappresentare con 2 alla 128 bit. Se noi andiamo a dividere questo numero per il numero che sono i metri quadri della crosta terrestre, riusciamo ad avere un altro numero che è un po' più semplice rispetto al precedente, ma è sempre incredibilmente alto, 655 triliardi, che sono gli oggetti indirizzabili per metro quadro della crosta terrestre quando il nuovo protocollo IPv6, che è stato introdotto nel 2008, e che ovviamente non è che dall'oggi al domani entra va a regime, e quindi quando questo protocollo sarà perfettamente integrato con tutti gli altri protocolli esistenti in rete, ebbene, questi qua sono gli oggetti che noi riusciremo a indirizzare. Quindi a questo punto si aprono degli scenari che sono incredibilmente diversi a quelli che siamo abituati oggi. Prima parlava Lamborghini, parlava di
Chief Innovation Office. Qui abbiamo bisogno di un Chief Visionary Office, perché qua dentro cominciamo a parlare di surmodernità, dove lo spazio è non spazio, il tempo è non tempo, nascono dei nuovi oggetti che, con cui avremo a che fare, dobbiamo imparare ad avere a che fare, quelli che lo scrittore Bruce Sterling chiama gli spimes, no? Che è la crasi tra space and time. Sono un nuovo tipo di oggetti che sono distribuiti nello spazio e nel tempo e sono tracciabili lungo tutto il loro ciclo di vita. Questo veramente ci apre uno scenario, qui ho preso, ma su cui la lascio come sottofondo, è un'immagine di quelli che sono, preso da una rivista di Tripoli, gli attori di questo nuovo scenario, gli attori di questo mondo di internet delle cose, o a me piace più parlare di internet di qualunque cosa, perché uno spime con la tecnologia dell'intelligenza artificiale è un oggetto, siamo noi, il nostro avatar, noi nel passato, noi nel futuro, noi che possiamo interagire con oggetti reali e oggetti virtuali. La cosa, ritornando al tema del topic dell'intervento, noi dobbiamo considerare sostanzialmente questi oggetti che si muovono in uno spazio composto da quei tre assi, cioè uno spazio caratterizzato da anytime connection, any place connection, anything connection, quindi uno spazio in cui questi oggetti devono essere collegabili con qualunque altro oggetto. Allora, quali sono le competenze necessarie per muoversi in questo mondo, in questo spazio? Qui ho ripreso una slide della Fiera di Hannover 2011 in cui è stato introdotto per la prima volta il termine Industry 4.0, un po' in contrapposizione anche al termine che era da qualche mese che veniva introdotto nel mercato americano, Internet delle cose. È diventata una realtà per il nostro paese, il piano Calenda è stato veramente innovativo. Qual è l'impatto di tutto questo sulla formazione, sul nostro mondo? Noi abbiamo a che fare, qualcosa è già stato detto, di utilizzo di dati, e quindi abbiamo bisogno di potenza di calcolo e connettività. Avremo a che fare con analytics, con interazione tra uomo e la macchina, col passaggio dal bit all'atomo. Il passaggio inverso alla dematerializzazione, e questo porta a una serie di competenze. Big data, li leggo brevemente, ma diciamo che bisognerebbe perdere parecchio tempo per approfondire, ma big data, internet delle cose, machine to machine, cloud computing, quando parliamo di analytics parliamo di machine learning. Teniamo presente che solo l'1% sono dati dell'ultimo rapporto sulle competenze, solo l'1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese. Quindi le imprese potrebbero fare anche business su questi dati con tecniche opportune. Quando parliamo di interazione con macchina, dai monitor touch agli ambienti touch, agli ambienti immersivi, agli ambienti dove io sono proiettato attraverso opportune apparecchiature, che possono essere i Google Glass o qualunque altra cosa, in mondi virtuali. Quando parliamo di trasformazione dal bit all'atomo, parliamo di manifattura additiva, quindi tutte le competenze necessarie alla stampa 3D, alla robotica, comunicazioni, interazione non più uomo-macchina, ma macchina con macchina, machine to machine. Il rettore ha parlato prima del cambio di denominazione del piano Calenda. Si comincia a parlare di impresa 4.0. Qui ho voluto prendere
un manifestino di un evento che è stato organizzato nel 2016 a Milano, in cui si comincia a parlare di impresa 4.0. La cosa importante, e qua l'ho ripreso dalla discussione che è avvenuta in quei giorni, che quando si parla di impresa 4.0 si parla della parte visibile di una trasformazione più profonda, dove anche qui c'è bisogno di competenze. Le competenze non sono più sugli operatori, ma sono a livello del management, perché bisogna avere una strategia digitale, però bisogna essere preparati anche avere delle competenze anche in questa direzione. Quanti sono pronti al cambiamento? Quali sono queste competenze? Noi stiamo facendo una sperimentazione in Regione Liguria con fondi dirigenti per cercare di cominciare a discutere, parlare, capire e introdurre questi concetti di cui parlavo prima a livello di management, per magari capire anche insieme quali possono essere gli indirizzi e le competenze in termini di formazione utili a loro. Vado veloce. Sempre preso da quel rapporto, ho preso tre punti che reputo importanti, che sono tre paradigmi di contesto in cui avviene tutto questo, che sono velocità di cambiamento, perché sì che il mercato delle competenze deve seguire quello dell'innovazione tecnologica, però dobbiamo ricordare che il ciclo delle competenze è un ciclo enormemente più breve rispetto al ciclo di vita del lavoratore. Quindi dobbiamo pensare a una formazione anche continua del lavoratore per stare dietro al mercato delle competenze. I processi formativi devono innovarsi continuamente per anticipare le richieste del futuro mercato del lavoro. Questo è un po' uno scenario all'interno del quale cosa stiamo facendo a Genova. Vengo a casa mia perché è lì dove sto lavorando e dove stiamo facendo delle proposte. Abbiamo bisogno senz'altro di tecnologi, abbiamo bisogno di competenze di tipo tecnologico, ma non solo. Lo scenario che abbiamo delineato è uno scenario di contaminazione, uno scenario dove c'è bisogno di un mix di competenze, dove dobbiamo mettere insieme la tecnologia con le humanities. Ecco lì che nasce un progetto che abbiamo lanciato come Università di Genova sulle Digital Humanities, con un corso di laurea, un progetto nato sul campus di Savona, un corso di laurea magistrale, nato come scuola politecnica dell'Università di Genova, ma con la partecipazione di quattro dipartimenti, non soltanto un dipartimento tecnologico, un dipartimento di architettura e design, un dipartimento di scienze sociali, perché c'è un impatto di tutto questo anche su di noi stessi, quindi c'è contributo da parte dei psicologi e sociologi in questo disegno, e poi un contributo da parte di un dipartimento delle scienze umane su tutta la parte dei beni culturali, su tutta la parte della nostra storia. Non basta, c'è un percorso anche di dottorato di ricerca, questo qua fatto congiuntamente con le facoltà umanistiche. Si è parlato prima di, e qui chiudo, della necessità di formare prima di tutto i docenti, perché noi abbiamo una filiera di formazione, ma se alla base di questa filiera non abbiamo persone preparate per formare all'inizio gli attori della filiera, i nostri bambini, ragazzi, giovani del futuro, la cosa non funziona. Quindi in tutto questo abbiamo lanciato un programma di formazione degli insegnanti che esce fuori come risultato da un progetto europeo che è EPICT, su cui stiamo anche discutendo con AICA possibili collaborazioni sempre in ambito formazione insegnanti. Io mi fermerei qua per magari, se c'è un altro giro di tavolo, poter approfondire certi aspetti. Grazie.
molte grazie. Tu hai sollevato, Giovanni, parecchi temi, che ad esempio uno dei temi che diciamo la carenza di competenze, ma qui abbiamo anche una carenza di connettività, credo, anche in queste regioni, no? Perché stiamo lavorando ancora con quali velocità di accesso alla cellulare o anche alla rete fissa, la fibra ottica è un po' lontana ancora, eccetera, eccetera. Cioè è un problema grosso questo, perché noi parliamo, Giovanni ha parlato di futuribile, ma qui siamo ancora, abbiamo bisogno di arrivare, di bypassare i 10 bit o i 20 megabit al secondo. Comunque, questo è uno dei punti. Credo che queste cose sollevate da il mix di competenze, digital humanities, eccetera, sono tutte tematiche estremamente significative. Ecco, non so se io vorrei approfittare della presenza qui ancora del rettore di Sciascio e del presidente del distretto informatico per dire quello che abbiamo detto, ecco, su queste tematiche delle necessità di convergenza, di fare un po' di mettere assieme processi di avvicinamento anche al discorso delle humanities, al discorso della formazione, del rapporto innovazione dal basso, scuole, università, imprese, ecco. Credo che sia estremamente importante cercare di parlare lo stesso linguaggio. Non so se cominciamo dal rettore. Ma sicuramente dobbiamo parlare tutti, il rischio di creare una nuova torre di Babele sarebbe devastante, cioè, ognuno parla la sua lingua senza che gli altri la comprendano. Io credo che appunto il tema delle competenze richiede una contaminazione continua tra i vari attori della, diciamo, anche della filiera formativa e non solo, perché non è che ce lo nascondiamo, avere poi dei buoni professionisti anche capaci di cogliere le sfide di cui parlavamo poc'anzi, non è un percorso che possiamo aspettarci inizi e finisca in 3 anni di università o di 5 anni di università. È una filiera quella che ci porta ad avere delle persone che siano preparate, e questa filiera nasce necessariamente nella scuola. Non c'è dubbio, cioè noi non possiamo avere la pretesa di prendere e battezzare in 3 anni persone che non abbiano avuto nessuna contaminazione precedente. E poi terminare lì. Sì, diciamo, tra l'altro c'è un tema di, appunto, di educazione continua per quelli che non hanno avuto la fortuna di essere nativi digitali, ma che vivranno buona parte della loro vita professionale o comunque vita in generale in un ambito che è totalmente diverso da quello in cui hanno fatto i loro studi. Questo bisogna, ripeto, è un tema di presenza dell'intera filiera nel tempo e in cui ci deve essere un processo osmotico che forse non si può fermare nell'alternanza scuola-lavoro, anche perché adesso, come sempre succede in Italia, prima era una cosa bellissima, adesso è diciamo, gruppi di negrieri che si muovono per... quindi bisogna sempre trovare un equilibrio. È evidente che obbligare tutti quanti a fare l'alternanza scuola-lavoro forse ha dei limiti che si stanno dimostrando, diciamo, in ogni, cioè molto plasticamente anche sui giornali, però dall'altro lato è un processo importante quello di avvicinare al più presto anche i nostri giovani a come funziona, diciamo, il mondo produttivo. Questo è un passaggio che non possiamo eliminare. Dall'altro lato dobbiamo davvero rafforzare i vari passaggi tra attori che sembra che siano distinti, ma in realtà tutti quanti contribuiscono poi a una vita professionale delle persone che è oggetto di cambiamenti diciamo impensabili fino a qualche anno fa. L'idea oggi sono sempre, diciamo, c'è sempre più focus sul tema della contaminazione, è stato citato poco fa, no? Diciamo, in vario modo, diventa fondamentale perché anche i ruoli non sono più tanto chiari, il che può essere un bene o può essere un male, ma comunque va
compreso che i ruoli non sono più, cioè prima c'era il professore, c'era il gestore di un'impresa, c'era il professore nella scuola, oggi tutti questi ruoli cominciano a diventare, è necessario che si contaminino, che si parlino sempre di più. Io penso che tutto ciò alla fine costituisca comunque una visione, no? Cioè bisogna muoversi cercando di contaminare i saperi, però non è un problema, nel senso che nella storia dell'uomo, quando ci sono stati momenti di discontinuità, no? I momenti di discontinuità ci sono stati quando la tecnologia ha reso più facile fare determinate cose, si è presentato sempre lo stesso problema, cioè un tempo la scrittura era appannaggio di pochi che sapevano scrivere, sapevano maneggiare gli strumenti per scrivere, poi sono state inventate le tecnologie che hanno permesso a tutti di scrivere e quindi lo scrivere è diventato il modo comune con cui ci si scambia le informazioni. Oggi è la stessa cosa, cioè non cambia nulla, solo che noi stiamo vivendo un periodo di discontinuità in cui la tecnologia è diventata così performante che sta diventando lo strumento con cui tutti quanti comunicano. Per cui se noi questa cosa ora la vediamo come un problema, i ragazzi che sono nati oggi, quelli che noi chiamiamo nativi digitali, questo non lo vedono come un problema, cioè per loro commerciare lo si fa in digitale, punto, non ci sta un altro modo di vendere, no? E quindi è un periodo di discontinuità su cui bisogna avere un'attenzione particolare per cercare di spingere questo processo di ibridazione, perché questo ci rende più competitivi, però è il corso naturale delle cose, ritengo, cioè è quello che è sempre successo quando una tecnologia è diventata matura al punto tale da diventare strumento comune di relazione con la realtà. Di fatto questo è quello che sta accadendo. Per cui è un trend, che è un periodo che stiamo vivendo, passerà, ritengo che passerà e tra qualche decina d'anni il digitale sarà il modo normale con cui le persone si esprimeranno, non sarà più un problema, sarà stato inventato qualcun altro e si ripeterà qualcos'altro e si ripeterà lo stesso fenomeno. Però la cosa importante è che per essere competitivi, cioè un sistema per essere competitivo, deve accelerare questo processo, perché le nazioni che riusciranno a essere competitive saranno quelle che faranno prima a compiere questo percorso. Quindi ci sono, parlavamo prima di alcune nazioni che stanno investendo proprio nel formare nuove figure professionali orientate al digitale. Questo è un fattore di competitività che va sicuramente, su cui bisogna sicuramente porre attenzione. E per questo è importante che poi tutti gli attori della filiera, come dicevamo prima, no? Da chi si occupa di formazione, le imprese, le istituzioni, collaborino per cercare di far funzionare, di accelerare questo processo, che è un processo normale e come tutti i cambiamenti epocali, chi riesce a coglierlo diventa leader nello scenario globale. Quindi questa è la reale partita in gioco. Costretti a chiudere questa tavola, però il Presidente Mastronardi vuol dire due parole e poi chiudiamo questo per passare alla seconda. No, io volevo dare soltanto il tempo ai nostri relatori di accomodarsi per far posto agli altri con i cavalieri e approfittare di questo tempo per dire un po', riprendere alcuni passaggi che mi sono sembrati fondamentali. Ricordando diciamo soprattutto una cosa, che si è parlato molto di investimenti, prima di fare investimenti occorre necessariamente calarli nel modo corretto, molti sono gli investimenti che a volte vengono fatti in maniera non molto coordinata, per cui la creazione di quella figura di cui stavamo ironizzando, del Dio, cioè del Digital Innovation Office, mi sembra necessaria. Perché? Perché le nostre devono diventare, d'ora in avanti, e lo stiamo verificando giornalmente, ognuno nella propria attività, si deve far scuola di creatività. Di creatività, lo ripeto proprio, è necessario imparare a creare novità.
perché è il modo migliore per riuscire ad avere diciamo una disponibilità non solo dello scenario che è intorno, ma dello scenario personale, per potersi calare poi nella realtà. La realtà è ormai fatta di occasioni, di opportunità che non dobbiamo più tralasciare. Ma proprio per questo quel famoso continuing education, che per noi in AICA si chiama skilling and reskilling, cioè deve far funzionare, e deve funzionare in maniera sempre più veloce, perché questo che noi diciamo il deficit fondamentale nostro italiano, siamo un po' lenti nella reazione. E poi un ultimo concetto: non stiamo parlando solo di strettamente addetti ai lavori, anche se capisco perfettamente il presidente Latronico guarda ovviamente, ed è giusto che sia, l'ambito dell'informatica e dei produttori di informatica, ma di strumenti e di applicazioni, ma dobbiamo guardare anche in maniera un po' più trasversale alla riqualificazione anche dello stesso mondo umanistico. Signori, qui abbiamo un capitale umano che va valorizzato in tutti i sensi, e io dico che non dobbiamo perdere questo obiettivo. AICA sempre è stata attenta a questo, ecco perché non si è mai sdegnata di dare il proprio apporto dal basso, ma proprio quel basso che noi non vogliamo dire offensivo, perché non dobbiamo guardare soltanto alle cime, alle punte eccelse, ma dobbiamo guardare anche a come creare, e qui sono d'accordo, grazie a questo modo di interpretare la formazione possiamo raggiungere un linguaggio comune.